un settore agricolo come quello mantovano ha sempre più bisogno di scienza, sempre più bisogno di ricerca. Per i numeri che oggi porteremo all'attenzione dei nostri soci, per un bilancio 2017 di un'agricoltura mantovana assolutamente in crescita, abbiamo cresciuto ancora di più quello che è la produzione lorda vendibile rispetto al 2016, con un incremento ponderale sostanziale. Per quelle che sono le nostre eccellenze, la nostra qualità delle produzioni primarie, crediamo sia assolutamente importante coltivarla, questa crescita, a fianco della scienza, a fianco di una città che è in vera e propria esplosione, che è il più bel biglietto da visita che le nostre produzioni possono avere per affacciarsi fuori dai confini provinciali e nazionali verso un mondo che oggi ci sta guardando e soprattutto che ci sta cercando. Nel nostro paese, in tutto il mondo, ma soprattutto nel nostro paese, c'è grande bisogno di divulgazione scientifica, c'è molto bisogno di rendere partecipe il grande pubblico alle scoperte della scienza per fugare le ingiustificate paure che spesso emergono e per appunto coinvolgere di più il grande pubblico e soprattutto spingere i giovani verso il mondo scientifico anche come professione. Sugli OGM è nato un grande equivoco globale, l'idea cioè che gli OGM siano geneticamente diversi da ciò che mangiamo quotidianamente, che viene considerato come naturale. In realtà in agricoltura nulla è realmente naturale, è tutto risultato dell'ingegno, della capacità, del lavoro dell'uomo. Se oggi non avessimo le varietà vegetali che possiamo comprare nel supermercato, non avremmo la salute che abbiamo, non avremmo l'aspettativa che abbiamo e nulla di ciò che compriamo al supermercato esiste così come è in natura. Ecofricoltura, tramite l'ENAPRA, che è il nostro ente di formazione dal 1959, forma sia gli imprenditori che i collaboratori delle imprese agricole. La formazione in un mondo in costante evoluzione come quello agricolo, dove i cambiamenti sono sempre più repentini, sempre più difficili da affrontare, è il modo migliore per prepararsi ad affrontare le nuove sfide, dei nuovi mercati, le sfide del futuro per rimanere competitivi. Oggi l'agricoltura non significa solo produrre in campo della bella frutta o dell'ottimo mais per gli animali, significa anche organizzare tutta la filiera. Confagricoltura insiste su questo aspetto, organizzare le produzioni perché il mercato è globale e bisogna raggiungere il più possibile anche ogni angolo del mondo perché l'imprenditore abbia il massimo di quello che è il corrispettivo del lavoro fatto un anno nella propria azienda. Rilanciarsi vuol dire stare adeguati al mercato, quindi produrre quello che il mercato ci sta chiedendo e produrre al meglio delle nostre possibilità con un discorso di concorrenza estera che purtroppo arriva con dei costi molto bassi ma con una qualità sicuramente inferiore. Il nostro compito oggi è valorizzare le produzioni locali, le produzioni tipiche e dimostrare che le nostre produzioni sono migliori di quelle che ci arrivano dagli altri paesi.